Io vado in Montenegro per un po' di giorni. Zavole, che tu resti qui. Va bene, ti vai a divertire, brava, complimenti. A te pare che stai facendo carriera soltanto perché Zada ha scopato una volta. Tu sei qua dentro per merito mio. Tu non conti un cazzo. E chi è che conta? Tu? Solo pompini sai fare. Anzi, vieni qua, bella, fammi vedere che sai fare. Scendi da questa macchina, pezzo di merda. Scendi! Buonasera. 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 Scusate, ma mi si vedono le gambe? Eh no, e allora inquadratele, insomma, che si veda la coscia bene. Che sono venuta a fare, se no. Ah, si vede la coscia? Oh, bene. La signora Carla è una donna che io non inviterei mai a uno dei miei salotti. Perché, non so, è una donna un po' troppo folcloristica, ha un gusto tutto suo. Io invece frequento un po' la crema della società. Mi piace l'aristocrazia, preferisco quel bon ton, quello charme. Insomma, adoro per esempio le cose un po' più raffinate. Ma che è questo schifo? E quindi, insomma, lei capisce che io non inviterei mai ad una delle mie serate la signora Carla. E questo è tutto, grazie. Hai presente quando mangi il pane senza perci niente? Che non sempre, però a volte inizi ad avere quella sensazione che non sta andando giù. E tu dici andrà giù, ora andrà giù. Invece il volo va lento. E pezzo dopo pezzo si accumula. E tu inizi a pensare al peggio. A tutti i casi di morte per soffocamento da cibo. Che vorresti bere un sorso d'acqua, ma in quel momento non ce l'hai. Ma se ancora non hai avuto l'istinto di fermarti a chiedere aiuto, vuol dire che non è grave, che non stai realmente in emergenza. Perché in quel caso non avresti alcun timore. Ti fermeresti e strapperesti via la bottiglietta al primo che passa. Oppure ti fionderesti in un bar e acchiapperesti una lattina. E quindi, rispondere alle tue domande. Io ho piantato due o tre false prove per far incriminare quel criminale di Ettore. Però l'ho fatto perché io mi sto veramente strozzando e quindi non ho paura di niente.